Un saluto a tutti gli amici di Tutto Calcio 360. Ci ritroviamo quest'oggi con la puntata numero 3 di questo format particolare che prova a parlare un po' di calcio giocato e non solo per quello che è accaduto questa settimana. Cercheremo di restare all'interno dei 30 minuti e quindi partiamo immediatamente forte. In settimana la notizia del giorno è stata di fatto l'impresa di questo calciatore che vediamo in grafica, le colpe di Radu. La sconfitta ha solo il nome del portiere nerazzurro, oppure sono da cercare anche altrove? Per fare questo, quindi per parlare di quello che è accaduto in settimana, non potevamo chiedere di meglio che parlarne con Massimiliano Lucchetti, curatore della pagina Operazione Nostalgia. Vedete il contatto anche su Instagram, nonché autore del libro Portieri di provincia degli anni 90, che ci ha gentilmente fatto omaggio, noi lo ringraziamo pubblicamente. Prefazione di Angelo Peruzzi. In settimana hai avuto modo di parlare anche con Gianluca Pagliuca in diretta, doppio ex di Inter e Bologna, partita che poi ha visto protagonista proprio un portiere. Hai anche caricato una tua disamina su quello che deve essere il ruolo del portiere, ma premesso che io, diciamo, da calciatore, diciamo così, tra virgolette, di movimento, credo che l'errore più grande l'abbia fatto prima Perisic nel battere il fallo da indietro e dopo De Vrij per ignorare completamente quel pallone, ma è tutta colpa del portiere? Ma no, intanto ciao Alessandro e grazie di avermi invitato nella tua trasmissione. Allora, no, sicuramente la colpa di Radu è importante perché è un errore tecnico quello e non si può dire di no. Come hai detto tu, io ho caricato proprio sulla mia pagina un video che dico che secondo me i portieri li stanno snaturando troppo, soprattutto gli allenatori. Perché chiedono determinate cose che non tutti sono in grado di fare, perché non tutti Ma tra l'altro poi in settimana è stato un po' un addensamento di errori, prima Meret, poi Buffon, alla fine poi anche Radu, tempo fa Barthez, che era un portiere tutt'altro che tradizionale, aveva detto che i portieri stavano ricoprendo un ruolo che sta diventando stupido, tra virgolette, che gli si chiede di giocare molto con i piedi, di fare un po' questi discorsi. Una volta il portiere era forte, quello che stava tra i pali, adesso pare che invece stare tra i pali è un di più rispetto al ruolo dell'estremo difensore. Resta però, come in passato, che la colpa rimane sempre per l'estremo difensore. Quindi, come dire, la solitudine prima si diceva dell'ala destra, del numero 7, la solitudine dei portieri e dei numeri primi, credo che sia ormai un po' una costante. Allora, la colpa ricade sempre su noi numeri uno, diciamo, no? Ma quello diciamo che ci siamo abituati perché comunque è il nostro ruolo, quindi ci prendiamo, quando facciamo il miracolo sul rigore, magari al 90esimo, ci prendiamo gli elogi, quando sbagliamo ci prendiamo ovviamente i rimproveri. Quello che dico io, che ormai veramente, cioè i portieri gli potremmo dare la casacca dei giocatori, e questo secondo me non va più bene. Cioè il portiere, io che ho fatto il portiere a livello dilettante, mi sono innamorato del ruolo perché eravamo qualcosa di diverso, no? Qualcosa di unico. Avevamo i guanti, abbiamo un preparatore dedicato. E invece qualche settimana fa a una conferenza di portieri dove c'era il grande Pietro Battara, diceva che ultimamente quando allenava, all'inizio gli chiedevano se il portiere sapeva parare, ultimamente gli chiedevano se il portiere era bravo con i piedi. Questo secondo me è una cosa gravissima. Su questa disamina, appunto per quello che è accaduto in settimana, rimettiamo di nuovo alla grafica le colpe di Radu, quindi invitiamo i nostri utenti a darci la propria opinione se appunto la fetta più grande, o meglio la torta intera della colpa sia tutta da sbolognare. Non è detto appunto un termine apposito, visto che comunque la disfatta del Dallara è stata appunto quella nerazzurra, all'estremo difensore nerazzurro, oppure bisogna cercare le colpe altrove. Per fare questo, ne passiamo la Esatto. parola a rimpianti. Vediamo in grafica l'uomo ragno, Walter Zenga, compiuto 62 anni questa settimana, icona del calcio anni 80-90. Chi può ricoprire una simile figura nell'animo dei portieri in erba? Abbiamo con noi Massimiliano Lucchetti, curatore della pagina Portieri Nostalgia, nonché autore del libro Portieri di provincia degli anni 90. Abbiamo notato anche firma del cuoio e quindi anche sul Guerisportivo. Insomma, stiamo parlando
un elemento di un certo calibro per quel che riguarda l'editoria sportiva attuale. Massimiliano, io da interista mi ricordo ancora che indossavo il cerotto sul naso quando si ruppe appunto il setto nasale contro Martin Dalin, vecchia conoscenza del calcio italiano, che all'epoca giocava col Malmo in Coppa UEFA, sì. Quindi ricordo ancora dove Zenga andò per far male a Dalin abbassò la testa e Zenga si ruppe il naso quando non c'erano ancora le maschere protettive. Quindi io mi ricordo che io andavo all'asilo e a 5 anni con questo cerotto e col pallone sotto il braccio. Dopo ho scoperto che tra i pali ero più scarso di quando giocavo in mezzo al campo, quindi immaginati che portiere potevo essere, però Zenga rimane comunque un ricordo non solo per me che sono intesa, ma anche per tanti altri. Guardando adesso, specialmente appunto con questa figura del ruolo che è cambiata, io mi ricordo che il primo portiere bravo a giocare con i piedi, partendo da Youngblood, che stiamo parlando degli anni 70, in Italia il primo che giochicchiava con i piedi era Luca Bucci, almeno in maniera importante, c'era anche Francesco Mancini col Foggia, però diciamo che Luca Bucci era quello che comunque arrivò anche in nazionale. Ma adesso quali potrebbero essere i portieri che possono ricoprire appunto una pesantezza come la figura di Walter Zenga? Domanda difficile, perché Walter, come hai detto tu, oltre che un portiere, è stata proprio un'icona del calcio. Ecco, guarda, a me, io ti devo dire la verità, piace molto Magnan, perché secondo me ha proprio quella figura di icona, come hai detto te. Se tu lo vedi, i suoi compagni, no? Sono molto legati alla sua figura, cioè dà molta sicurezza alla squadra, e secondo me il Milan è primo in classifica, anche molto del merito è proprio di Mike Maignan, perché io quando è arrivato l'avevo seguito nel campionato, nei campionati precedenti con Lille, mi era piaciuto, ma non pensavo che potesse avere questo impatto sul calcio italiano e sul campionato italiano. Invece secondo me, guarda, ti dico che lui può ricoprire questo ruolo, anche proprio come icona, perché ci sono tanti portieri forti, perché comunque Courtois, Ederson, Alisson, Oblak, lo stesso Neuer è ancora un portiere di livello mondiale, Handanovic, però anche se ha fatto quest'anno, gli ultimi 2 anni, qualche errore, ecco, di troppo, però ti dico, Maignan a livello di icona può veramente ricoprire, secondo me, questo ruolo da qua nei prossimi magari 3-4 anni. Siamo pienamente in regola, perché abbiamo fatto esattamente 30 minuti di diretta. Chiudiamo.